Adesso voltiamo pagina, andiamo a Chieti all'interno di Palazzo De Maio, dove questa mattina c'è stata una conferenza stampa per presentare una mostra che di fatto riapre le attività di Palazzo De Maio e della Fondazione Banco di Napoli. C'è Paolo Renzetti in collegamento in diretta con la presidente della Fondazione Rossella Pagliotto, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Linea a te Paolo e buon pomeriggio ad entrambi. Grazie, grazie e buon pomeriggio a te, un ringraziamento particolare alla dottoressa Rossella Pagliotto, come dicevi tu Alfredo, presidente della Fondazione Banco di Napoli, l'unica donna presidente nei 500 anni della Fondazione, dunque dottoressa, questo è un dato non da poco. Mai dire mai. Allora, questa mattina c'è stata la presentazione di questi eventi che si terranno a Palazzo De Maio. Parliamo di questa mostra Senza Confini, Donne da Oriente a Occidente, mostra che aprirà i battenti dopodomani. E dunque, passata l'emergenza sanitaria, Palazzo De Maio riapre a pieno titolo qui a Chieti. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori. La Fondazione subito dopo il lockdown ha programmato la riapertura di Palazzo De Maio utilizzando gli strumenti che la cultura mette a nostra disposizione. Infatti a luglio e anche in alcuni giorni di agosto nel nostro Teatro Giardino abbiamo ospitato e sponsorizzato tutti gli eventi della Chieti Classica, e ora è settembre, c'è la ripartenza delle scuole, c'è stata la ripartenza delle attività economico-lavorative, e quindi ci è sembrato giusto, sempre attraverso la cultura, rigenerare, riproporre il confronto, il dibattito e le idee affinché possano sempre liberamente circolare anche in un momento in cui la socialità è gravemente lesa per il Covid. Questa mostra in particolare, Senza Confini, è il prosieguo naturale di una mission che si è data la Fondazione Banco di Napoli, costruttore di ponti. Costruttore di ponti nasce nel momento in cui incorporiamo come fondazione bancaria il 22 maggio dell'anno 2019 la ex fondazione Carichieti, che aveva avuto delle difficoltà successive al fallimento della Carichieti appunto. E questo tendere la mano, questo collegare la Campania con l'Abruzzo, con il Molise, è voluto significare il sostegno a delle comunità che non potevano essere private della funzione soprattutto sociale che la Fondazione di Chieti ha rappresentato per tantissimi anni. Queste due mostre all'interno di questo ombrello, Senza Confini, il mondo femminile tra identità e diritti, una geisha di Yoko Yamamoto, una bravissima artista fotografa giapponese, l'altra una collettiva di 24 artisti provenienti da tutto il mondo, WUMAR, che è Woman for Peace and for Rice, all'interno dell'agenda della pace dell'ONU, sono l'unione di linguaggi differenti, un punto di vista differenti sull'universo femminile. La geisha, che come stereotipo occidentale è sempre stata vista come una donna prostituta, mentre invece i due tangi giapponesi nel loro senso etimologico significano gei, arte, e sha significa donna, quindi una donna che coltiva le arti attraverso la musica, l'estetica, la teatralità, e quindi una rivisitazione di quello che è un pregiudizio occidentale. E questo dialogo prosegue verso invece la mostra WUMAR, dove questi artisti si sono invece ispirati a luoghi del mondo dove i diritti delle donne sono negati, quindi aree difficili, l'Iraq, paesi islamici, le spose bambine in India. Quindi queste due mostre vogliono allargare i nostri punti di vista, il nostro sguardo a quelli che sono degli universi che spesso non appartengono alle nostre realtà, per invitarci a riconsiderarli, soprattutto alla luce di quella che deve essere una socialità che probabilmente post-Covid andrà reinventata, ma sicuramente non può essere annullata, poiché è alla base delle relazioni fra gli esseri umani. Dottoressa Pagliotto, vogliamo tra l'altro ricordare che ci sarà poi un concerto e che l'ingresso è gratuito, previa prenotazione.
Esatto, la mostra apre al pubblico il giorno 11 e sarà aperta fino al 22 novembre. In questo weekend, quindi l'11, il 12, il 13, ci saranno degli eventi musicali. La band NEACO, che significa Napolitan Contamination, porterà qui nel nostro teatro giardino una favola concerto, un racconto, dove attraverso le più note canzoni napoletane, quindi Reginella, Natazza e Caffè, contaminandosi con altri stili musicali che vanno dal jazz al funky, al tango argentino, alla samba, si percorre un giro del mondo. Quindi anche l'evento musicale è sempre all'interno di un punto di vista internazionale aperto ad altre contaminazioni. Abbiamo parlato di cultura, dottoressa Paliotto, ma la mission della Fondazione Banco di Napoli è quella sociale, il sociale al primo posto. Allora, la Fondazione Banco di Napoli è una delle 86 fondazioni bancarie italiane, l'unica fondazione italiana che rappresenta le 6 regioni del meridione continentale, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Campania. Ha 3 obiettivi importanti la nostra fondazione. Prima di tutto noi siamo i custodi di una memoria di 500 anni, perché all'interno dei nostri palazzi Ricche e Cuomo, palazzi storici settecenteschi a Napoli, è custodito l'archivio storico-economico di storia bancaria più importante e antico del mondo. Sono 330 stanze e 375.000 libri mastri che ripercorrono 500 anni di vita delle comunità meridionali interpretate dal punto di vista economico, quindi un patrimonio immenso, inestimabile. Quindi noi siamo i custodi di questo archivio per la sua valorizzazione, la sua scoperta e la resa della conoscenza non agli studiosi ma alle comunità alle quali queste informazioni appartengono. E inoltre siamo spiccatamente vocati al sociale, perché la fondazione nel 500 nasce dall'unione di 8 banchi: il Banco dello Spirito Santo, il Banco dei Poveri, il Banco di Sant'Eligio, il Banco dell'Annunziata. Voglio dire, quello che ha animato la nascita della fondazione è stata la nascita dei banchi, che grazie al conferimento di patrimoni di famiglie nobiliari, dell'ordine degli avvocati, di ordini religiose, dei medici, conferirono all'epoca i loro patrimoni per sostenere i poveri, gli invisibili, dando denaro senza interesse. Quindi veramente nasciamo sotto diciamo un alito spirituale importante. Quindi la fondazione intende mantenere vivo quello che è il ricordo di questa nascita, le sue radici, le sue origini. Quindi il sociale è una nostra vocazione specifica molto importante, ma il sociale si alimenta anche attraverso la cultura. La cultura è il luogo all'interno del quale si esprime la creatività, il pensiero, tante forme delle arti, e quindi è il miglior modo per far sì che le idee circolino e le persone si confrontino. E noi, prima di chiudere il collegamento in diretta qui da Chieti, da Palazzo De Maio, andiamo a vedere un contributo, l'intervista che abbiamo realizzato sempre questa mattina qui a Chieti con il vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, l'avvocato Vincenzo Di Baldassarre. Siamo con l'avvocato Vincenzo Di Baldassarre, vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, per parlare dei tanti progetti che la Fondazione sta portando avanti nella nostra regione, a Chieti, a Palazzo De Maio, una presenza significativa. Beh, direi una presenza molto importante, che nasce da quella fusione che c'è stata tra la Fondazione di Chieti e la Fondazione di Napoli, che ha costituito un link molto importante. Oggi Chieti è sostanzialmente il fulcro della Fondazione Banco di Napoli, con lo sguardo all'Abruzzo nella sua interezza e al Molise. Noi operiamo in 6 regioni, quindi questo diventa un caposaldo. È l'unica regione che oggi ha la possibilità di avere una sede della Fondazione Banco di Napoli. Binomio Fondazione Banco di Napoli, cultura, possiamo dire che si andrà avanti su questa strada? Io preferirei fare un binomio diverso. Anzitutto è Fondazione Banco di Napoli e sociale. La cultura è uno di quegli elementi che aiutano nel sociale. Noi spingiamo molto sulla cultura, come è giusto che sia per una fondazione bancaria, ma noi siamo presenti per iniziative di carattere sociale, lo abbiamo fatto durante il Covid, abbiamo raggiunto migliaia di famiglie in Abruzzo con aiuti alimentari e continuiamo a farlo,
per aiutare tutte quelle situazioni di disagio. Chieti diventerà un centro importante anche per iniziative rivolte al disagio derivante da disabilità. Palazzo De Maio è il punto di riferimento di questa presenza della Fondazione nella nostra regione? Beh, è un gioiello Palazzo De Maio, forse anche poco conosciuto, che non ha avuto la fortuna di ottenere la giusta ribalta, ma sicuramente è un posto splendido in cui le iniziative possono essere portate, che si presta a una versatilità di utilizzo. E abbiamo ascoltato dunque il vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, avvocato Vincenzo Di Baldassarre. Prima di salutarci, dottoressa Paliotto, vogliamo volgere lo sguardo al futuro. Abbiamo parlato di queste due iniziative, la prima che partirà fra due giorni. Il futuro della Fondazione qui nella nostra regione, qui a Chieti, avete altri progetti, diciamo, in cantiere, se così possiamo dire? Ecco, oltre che la città di Chieti, la nostra attenzione è all'Abruzzo e alla nostra regione di provenienza che è la Campania e ovviamente alle altre quattro regioni rappresentate. Noi abbiamo tantissima attenzione al sociale, soprattutto rivolta all'inclusione delle disabilità e rivolta anche al disagio minorile adolescenziale. Questi sono due temi che ci sono carissimi, perché è proprio attraverso l'affrontare preventivamente le difficoltà degli adolescenti, affinché poi possano diventare col tempo degli adulti maturi e degli adulti equilibrati, che noi possiamo svolgere un'azione di supporto educativa di fondamentale importanza per la società del domani. L'inclusione delle persone diversamente abili è veramente il fiore all'occhiello di una società che possa essere definita evoluta e accogliente. Quindi questi sono due temi che ci terranno impegnati non nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni, soprattutto in un momento in cui tutti siamo attenzionati e coinvolti responsabilmente nel ricostruire il futuro delle prossime generazioni e delle generazioni giovani attualmente al fianco degli adulti. Grazie, grazie alla dottoressa Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli, per averci ospitato in questa splendida location di Palazzo De Maio. Da Chieti è tutto, linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo. Grazie.